tecnico importante di 48,07, i components di 48,86. Dunque molto sono bene al comando Penny Coombs, Nicholas Butler. Ma ora noi components ci concentriamo tutti completamente su Anna Cappellini, Luca Lanotte. C'è in gioco la medaglia d'oro. Davvero ci salgono i brividi, sale l'emozione, l'attesa. Anna Cappellini e Luca Lanotte sono al settimo europeo, hanno vinto la passata stagione la medaglia di bronzo. Davvero adesso hanno una grandissima occasione. Il loro programma è stupendo, del Barbiere di Siviglia di Rossini, sono seguiti da Paola Mezzadri, le coreografie di Ludmilla Vlasova. Ultimi attimi di preparazione per Anna Cappellini, Luca Lanotte. Thank you.
Bellini, Luca Lanotte. Questo abbraccio è la descrizione più bella di come possa essere andato il loro libero. Davvero grandiosi. Loro hanno fatto tutto quello che dovevano fare, sono stati fantastici, intensi dall'inizio alla fine, hanno mantenuto sempre una velocità incredibile sul ghiaccio, davvero bellissimi. Ecco, Anna Cappellini, Luca Lanotte, il pubblico li ha adorati, veramente. Allora, un programma fantastico, giustamente eravamo completamente in apnea per 4 minuti perché abbiamo seguito costantemente ogni singolo movimento, ogni singolo dito che si muoveva nel loro braccio. Devo dire che hanno reagito perfettamente, perché l'abbiamo detto anche all'inizio con la coppia inglese, che non è facile entrare in pista avendo fatto un ottimo corto ieri. Loro hanno fatto benissimo ieri, un programma fantastico, erano primi, erano proprio a un passo dai russi e hanno avuto veramente la capacità di reagire e di entrare oggi in maniera molto solida. Voglio sentire cosa dirà Paola, vediamo. Un grande abbraccio, in realtà bellissimi dall'inizio, anche nella capacità espressiva franca. Sì, determinati, determinati dall'inizio alla fine, hanno controllato dove dovevano controllare, hanno spinto dove potevano spingere, ma soprattutto a me hanno comunicato determinazione. Voglio andare a, voglio andare a prendermi questa medaglia, non mi tiro indietro, voglio andare a prendermela. Perfetto. Hanno proprio attaccato. E adesso devono patinare gli altri. E adesso noi ci rilassiamo finalmente. No, ma veramente tutto sulla musica, la coreografia incredibile, i costumi straordinari. Loro, lo ripetiamo più di una volta, ci appassionano con i loro corti spumeggianti, ma nei liberi poi ci fanno vedere che sono degli artisti e degli interpreti straordinari. Gli elementi tecnici fantastici, hanno avuto dei GOI che sono i gradi di esecuzione incredibili, perché quelli che stiamo vedendo sullo schermo si manca sono pazzeschi. I livelli ottimi, perché hanno preso il livello 4 ovunque, nelle sequenze di passi livelli 3, però veramente un ottimo programma. La tecnica è senz'altro stupenda, ma la loro altra interpretazione è altrettanto. Anna è veramente un'interprete, un'attrice. Ciao a tutti. Allora aspettiamo questo punteggio, è un punteggio straordinario, 171,61, con questo punteggio che rappresenta il loro personal best. Anna Cappellini e Luca Lanotte sono al comando con 102,03, il loro miglior libero mai realizzato. 102,03, 48,49 per i Technical Elements, 53,54 per quanto riguarda i Components. Hanno ottenuto 8,86 nella Skating Skill, 8,71 nelle Transition, 9,04 nella Performance, 9,14 nella coreografia, 9,04 per l'interpretazione. Loro intanto hanno fatto tutto quello che dovevano fare. 171,61, questo è il punteggio da battere. Naturalmente adesso cresce la grande attesa, abbiamo visto la caduta di nuovo di Yelena, questo è il punteggio determinante, sono l'ultima coppia in gara, qui c'è in palio la medaglia d'oro per Anna Cappellini e Luca Lanotte. Guardate la disperazione di Morozov, l'allenatore, quando ha visto la caduta di Yelena, davvero attimi di attesa. I pattinatori russi dovrebbero totalizzare 102,07 per poter battere Anna Cappellini e Luca Lanotte. Anna Cappellini e Luca Lanotte al settimo europeo, bronzo nella passata stagione, la coppia che stiamo guardando al Thyssenkrai ha vinto la medaglia d'argento all'europeo a Zagabria. Dunque questo è il momento della verità, ma io vi annuncio con calma, con molta calma, con molta calma, che Anna Cappellini e Luca Lanotte sono i nuovi campioni europei. La coppia azzurra allenata da Paola Mezzadri, la coppia delle fiamme azzurre, ottiene un riconoscimento straordinario. Arriva così nella storia del pattinaggio di figura italiano la medaglia d'oro dopo quella conquistata da Barbara Fusarpoli e Maurizio Margaglio nel 2001 a Bratislava. Stiamo